Allora, salve a tutti amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia, ricercatore ovviamente di alte tecnologie e sistemi di sicurezza che vengono attestati e collaudati su noi vittime del controllo mentale. Vi voglio leggere in tempo reale questa nuova denuncia che stiamo portando al tribunale perché devono venire a conoscenza i giudici e i magistrati di quello che noi subiamo, da chi li subiamo queste torture e queste sperimentazioni attraverso i satelliti di spia. E dovete capire che le denunce devono essere tecniche e plausibili. Allora, ascoltate bene, dopo questo video postatelo da tutte le parti, perché io lo posterò da tutte le parti. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ufficio primi atti, le dovete portare le denunce. Vengo di continuo. Allora, io sotto dovete scrivere, io sottoscritto, nato o nata, mettete la data di nascita, ed ivi residente in via o piazza, eccetera, 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 espongo quanto segue. Ascoltate la nuova denuncia che stiamo portando, che sto portando io di persona. Vengo di continuo pedinato e spiato con alte tecnologie satellitari che tracciano la mia trigonometria GPS e vedono il mio corpo attraverso i muri di casa con telecamere RX e satellitari. Vedono il mio corpo fino a 100 metri sottoterra. Questo è tra parentesi. Analizzano le mie frequenze neurali con un elettroencefalografo trascranico satellitare. Sono proprietario di... no, allora... Questa parte è stata cancellata. Intercettazioni e registrazioni dei miei due telefoni qui citati. E infatti i telefoni li ho citati e mettete i vostri numeri del telefono perché ve li devono mettere sotto controllo, così dovete mandare messaggi e fare telefonate per avvisare che voi venite attaccati con queste armi e con queste tecnologie. Allora, passo alla seconda fase della denuncia, eh? Tutto questo viene effettuato da servizi segreti militari deviati, reparti operativi speciali deviati, potrebbero essere, ovviamente tra parentesi, nuclei operativi dei guastatori mercenari deviati. Sono sotto totale copertura con false e illegali indagini antimafia, antidroga, antiterrorismo creata per coprire lo spionaggio tecnologico che subiamo da molto tempo, dopo numerose denunce portate alla Procura di Roma, che confermano la mia situazione o la situazione di altre persone disastrosa. E questi crimini disumani che servono per collaudare alte tecnologie satellitari, armi ad energia diretta satellitare e radar GPS satellitare militari. Vengo di continuo intimidito e destabilizzato con numerose pressioni psicologiche attraverso il metodo mafioso terroristico militare, con comunicazioni infrasoniche e neurali per bloccare un testimone chiave che denuncia da molto tempo questi criminali, questi esperimenti disumani, e cerco di aiutare con il gruppo di ascolto e supporto morale le altre vittime, cavie umane, che contattano la mia email scrivendo di continuo che vengono sottoposte con queste armi satellitari a torture fisiche e psicologiche, con perdita della memoria temporanea, perdita del sonno, narcolessia indotta, sonnambulismo, stati ipnotici con interrogatori e lavaggi del cervello continui effettuati con trasmissioni sonore radiosatellitari. E in molti casi queste frequenze creano sulla vittima o sulle vittime irradiate di continuo tumori, leucemie, trombosi, infarti, ischemie cerebrali, neurismi, dipendenza, depressione e tante altre patologie indotte. Le vittime, dopo questi trattamenti disumani, si isolano totalmente, non riescono più a lavorare e non riescono più a parlare con i propri cari. Ovviamente le vittime dopo questi trattamenti perdono la capacità di intendere, di volere e il ragionamento logico della realtà cosciente. Tutto ciò è mirato a farli sembrare persone malate di mente che inducono al suicidio, così eliminerebbero testimoni scomodi che vogliono denunciare questi criminali dopo una vita ormai sconvolta da questi esperimenti disumani fatti con armi ad energie dirette satellitari che manipolano le frequenze dei centri nervosi centrali e la risonanza sensoriale. Tali tecnologie potrebbero servire a questi servizi segreti mercenari deviati
anche per eliminare testimoni scomodi con omicidi indotti, incidenti indotti, suicidi indotti e totalmente coperti dal sistema investigativo satellitare deviato che potrebbe anche spiare i reparti investigativi onesti e la magistratura incorruttibile. Per qualunque delucidazione tecnica contattatemi, con riservo di costituirmi parte civile di un eventuale procedimento penale, faccio altresì istanza ai sensi dell'articolo 108 di codice di procedura penale di essere avvisato in caso di archiviazione della presente. Sotto in fede, Roma. Mettete la firma e portate una denuncia facsimile in procura. Ufficio, primi atti, tre fotocopie, vi fate mettere il timbro, lasciate le denunce, portate il documento e andate via. Le denunce devono essere portate così. Ah, basta, è finita. Stanno morendo centinaia di vittime del controllo mentale, stanno morendo tantissime persone e non è possibile più tollerare questa cosa. Noi siamo schiavi, siamo cavie umane e non è possibile più tollerare guadagni stratosferici di miliardi a questi servizi segreti deviati che fanno questi esperimenti su di noi cavi umani. Un saluto a tutti, amici da Ricercatore Indipendente e Milano Babilonia.